Benvenuti a tutti, fratelli e sorelle carissimi. Io vorrei cominciare questa conversazione su Fatima con una confessione. Io conobbi le apparizioni di Fatima nel dettaglio quando ero forse al secondo o terzo anno di seminario. Sapete che quando si ha una vocazione leggermente adulta, come l'ho avuta io, sono entrato in seminario a 25 anni, dopo qualche reset nel progetto di vita che è leggermente cambiato rispetto a quello che io pensavo dovessi intraprendere. Come dire, si ha una sorta di folgorazione, io la chiamo la luna di miele con il nostro Signore, per cui uno comincia a cercare, è anche il motivo per cui poi uno si porta dietro tante cose. Tutti quelli che in qualche modo hanno conosciuto un po' meglio chi è Gesù, quindi i santi, e poi mi sono imbattuto in Maria e nelle apparizioni mariane, che era un mondo a me totalmente ignoto e sconosciuto. Io sapevo della Madonna zero, vi confesso che dicevo già il rosario una corona al giorno, era una grossa croce per il sottoscritto, che era una preghiera pesante, e la Madonna mi perdoni, un po' noiosetta, e non immaginavo nulla di tutto quello che la Madonna avesse fatto per i suoi figli, in Europa in particolare, ma non solo, negli ultimi 200 anni. Mi danno un libretto, me lo ricordo come se fossi io, sono ancora custodito a casa, piccolo piccolo, le apparizioni di Fatima. Sì, sottotitolo, messaggio di tragedia o di speranza. Il sottotitolo era abbastanza inquietante. Io mi leggo questo libretto tutto di un fiato. Terminata la lettura del libretto, speriamo che non starete anche voi stanotte così, sconvolto e quasi quasi non riuscivo a dormire la notte. Perché io ho questo brutto vizietto che quando leggo una cosa, poi la prendo sul serio, cioè non riesco a farmela scivolare sopra. E tenete presente che quando io ho letto questo libretto, il terzo segreto di Fatima, che adesso negli ultimi anni ha polarizzato praticamente tutta l'attenzione, di cui io parlerò al termine di questa conversazione, ecco, ma non troppo, non c'era, cioè non era ancora stato svelato o non svelato, poi lo vedremo del tutto in parte, poi lo vedremo, ma tutta questa questione ancora era nell'ombra, c'era ancora la grande attesa, che cosa sarà questo terzo segreto di Fatima? Quindi le apparizioni di Fatima senza terzo segreto di Fatima furono sufficienti a non farmi quasi dormire la notte. Ecco, per quello che dicevo un po' prima, che era messa durante l'omelia, perché la mia coscienza era ancora assai poco formata, cioè io ero poco addentro a quella che era la vita della Chiesa, la tradizione della Chiesa, l'esperienza dei santi, eccetera, per cui sentire alcune cose che voi sentirete, io ci sono stato male, perché dico, oh, se le cose stanno così, forse quello che io ho creduto fino a oggi, che mi pensavo di essere tanto un bravo cristiano, convertito alla giornata mondiale della gioventù del 91, poi avevo fatto le grandi cose, avevo lasciato tutto, la fidanzata, la professione per entrare in seminario, quindi ero già quasi arrivato, dico, allora c'avevo un bel po' più di capelli, non tantissimi rispetto ad adesso, mi sono messo le mani nei capelli e dico, ragazzi, qui dobbiamo assolutamente resettare, oggi si dice in termini informatici, tutto il sistema, dobbiamo proprio cambiare il sistema operativo. Qui stiamo viaggiando su due frequenze diverse, cioè la mia idea del cristianesimo e della fede cattolica non è quella che emerge dalle apparizioni di Fatima, punto e basta. Quindi vi faccio questa confessione come premessa, quindi non pensiate che io nel riportarvi queste cose lo faccia con leggerezza, come per dire, ecco, cioè sono realtà che io per digerirle e per interiorizzarle, vi confesso, ho sofferto, perché le apparizioni di Fatima, come vedremo, sono brevissime, sono sei sole apparizioni, la Madonna ha parlato sei volte, in maniera abbastanza secca,
concisa, forse faremo in tempo a leggerle tutte, sono state precedute l'anno prima, cosa che non conosce quasi nessuno e che per certi aspetti è ancora più sconvolgente delle apparizioni vere e proprie, da tre apparizioni di un angelo, l'angelo del Portogallo, e poi hanno avuto un'appendice lunghissima, perché Benedetto XVI, penso che tutti lo sappiate, nel suo viaggio a Fatima, prima che desse le dimissioni con tutti gli annessi e connessi, disse significativamente un'espressione: siamo ancora dentro le profezie di Fatima, perché la grande promessa che dà anche il titolo a questa conferenza, di Maria, alla fine il mio cuore immacolato trionferà, non si è compiuta. Questo è certo. Poi azzarderemo delle ipotesi, quando si compirà, quando non si compirà, se è possibile fantasticare su questo, ma certamente il cuore immacolato di Maria ad oggi, che siamo nel 2015, a quasi 100 anni di distanza, non ha trionfato. Quindi l'arco, diciamo così, che si è aperto con le apparizioni di Fatima non si è ancora chiuso. Ecco, questo è certo. Quindi siamo dentro questa dimensione. Vado abbastanza rapidamente. Allora, io ho scritto un libretto, purtroppo è stato commercializzato, perché me l'hanno stampato quelli della Mimep. Io non ci ho fatto manco un centesimo, ci tengo a dirlo, perché ho semplicemente ricevuto alcune copie in omaggio. Il testo però era molto piaciuto e l'hanno voluto pubblicare, che è questo, qualcuno ce l'ha. Praticamente le apparizioni di Maria è un lavoretto molto semplice, che io ho fatto sulle apparizioni riconosciute dalla Chiesa, perché voi sapete che molti fedeli hanno gli scrupoli, la riconosciuta, non riconosciuta, questo, quell'altro, queste sono tutte riconosciute, che le apparizioni riconosciute sono una minoranza, da Guadalupe fino ad Amsterdam, apparizione che non conosce quasi nessuno, di cui dovrò parlare prossimamente nel mese di maggio, altre apparizioni molto importanti, in una conferenza che farò, se Dio vuole, a Perugia. Qui chiaramente c'è anche il capitoletto dedicato a Fatima e lo stile, diciamo così, che io ho seguito nello scrivere questo libretto per ogni capitolo è questo. Primo, il contesto storico, perché il contesto storico è molto importante per comprendere un'apparizione. Che cosa stava succedendo nel luogo oppure nel mondo in quel momento. Secondo, una descrizione dei messaggi, proprio un elenco dei messaggi di quelli che sono stati. E terzo, però, una comprensione della simbologia delle apparizioni. Per esempio la Madonna a Fatima, voi vedete qui in questi giorni ospiti della Madonna di Fatima, è apparsa tutta vestita di bianco con un rosario in mano, d'accordo? E con i piedi nudi. A Lourdes è apparsa vestita di bianco con una fascia azzurra, sui piedi c'erano delle rose. Alle Tre Fontane è apparsa con un vestitino verde, con un lungo velo verde, scusate, sopra un vestito bianco, una fascia rosata, e in mano un libretto, che era la Bibbia, di color cenere. Ecco, ad Amsterdam è apparsa vestita di bianco ma con il globo sotto i piedi. A Rüdebach è apparsa sempre con il globo sotto i piedi ma con le mani aperte, con i raggi che uscivano, quindi, e con il logo, che si è inventato la Madonna, la M con, sopra, con la I trasversale sopra la croce, a me molto caro, l'unico logo che viene direttamente dal cielo, il monogramma di Gesù e di Maria. E quindi la terza sezione di un singolo capitolo è dedicata alla spiegazione, per quanto possibile, di questa simbologia, quindi come la Madonna ha parlato non soltanto con quello che ha detto, ma anche con quello che ha fatto. Chiaramente, per quanto riguarda Fatima, bisogna andare a decodificare i segreti. Cosa sono questi segreti? Cos'è oggi che l'abbiamo avuto? E quella almeno parte del terzo segreto che è stata rivelata, che non è affatto chiara perché è una visione immaginaria. Chi era quel vescovo vestito di bianco? È Giovanni Paolo II? Non è Giovanni Paolo II? Chi è? Chi non è? Si è compiuta o non si è compiuta? Quindi chiaramente bisogna dire qualcosa anche su questo. Qual era il contesto storico delle apparizioni? 1. Le apparizioni avvengono nel 1917. La prima il 13 maggio, l'ultima il 13 ottobre. Cosa c'era nel 1917? La prima spaventosa guerra mondiale. La prima guerra mondiale è stato un fenomeno che noi la studiamo sui libri di storia, ma noi non ci possiamo rendere conto di cosa sia stato.
Io sono stato un paio d'anni fa a un campo scuola con i ragazzi del post-cresima sul Monte Grappa, dove ci sono i luoghi della prima guerra mondiale, le famose trincee, eccetera, eccetera. Ma la prima guerra mondiale ha fatto 37 milioni di morti. Un'ecatombe. 37 milioni di morti è 2/3 della popolazione dell'Italia attuale. Cioè, è un'ecatombe. È un fenomeno che non si era mai visto. Queste guerre sono sempre state, ma guerra di queste proporzioni mai. Quindi è evidente che il periodo non può, le apparizioni non possono non avere connessione con questo. E la Madonna ne parlerà proprio della guerra del 15-18 durante le apparizioni. Seconda cosa, l'avvento del regime comunista. Quando c'è stata la rivoluzione russa nel 1917, sempre, proprio nel 1917, quindi, e tenete presente che l'ultima apparizione c'è stata il 13 ottobre. Il primo tentativo di rivoluzione russa ci fu nel luglio del 1917. Sapete cosa è successo a luglio del 1917? Durante l'apparizione del 13 luglio c'è stata la rivelazione dei tre segreti, tutti e tre, proprio quando Lenin aveva cercato di fare la prima insurrezione armata. Alcuni vertici del partito si sono opposti perché non volevano spargimenti di sangue. Lenin è riuscito a convincerli. Quando c'è stata l'effettiva presa del potere? In due giorni, 24 e 25 ottobre 1917, nemmeno 2 settimane dopo l'ultima apparizione di Fatima. E la Madonna ha parlato del comunismo nel secondo segreto cosiddetto di Fatima. Quindi non può essere casuale questo fatto. Quindi questi due riferimenti sono assolutamente normativi per comprendere lo spirito del messaggio. A chi è apparsa la Madonna? Tutti conoscono per fama i famosi tre pastorelli, ma questi tre pastorelli erano piccoli, ma proprio piccoli. Non so quanti anni c'ha quella bambina seduta in prima fila. Quanti anni? Sette anni. Bravo! Francesco aveva 7 anni. Mettiti un po' in piedi, guarda quanto è piccola sta bambina. A Francesco è apparsa la Madonna. A un bambino, ma poi vedrete che cosa gli ha detto ai bambini, che cosa gli ha fatto fare ai bambini. Ecco perché io non ci ho dormito la notte. Guardatela bene, un angioletto così. Giacinta, che era un po' più grande di lei, la sorellina di Francesco, di anni ce n'aveva 9, un'altra innocente, e Suor Lucia, la famosa Suor Lucia, ce ne aveva 10. Questi erano 3 bambini. Allora, questo è il contesto e questi sono i destinatari. Antefatto di Fatima, le 3 apparizioni dell'angelo del Portogallo, che vi accennavo per certi aspetti, sono più sconvolgenti del vero e proprio messaggio. La prima apparizione dell'angelo del Portogallo avvenne probabilmente nella primavera o all'inizio dell'estate del 1916, quindi circa un anno prima. Io vi risparmio il racconto delle apparizioni, vado direttamente al cuore perché altrimenti ci dilunghiamo troppo con i tempi. Distinguono un giovane dal tratto tra i 14 e i 15 anni, raccontano, che dice: non abbiate paura, sono l'angelo della pace, pregate con me. Cosa fa questo angelo? Inginocchiato, a terra, la fronte fino al suolo, pronuncia queste parole: mio Dio, credo, adoro, spero e vi amo. Vi chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Ragazzi, inginocchiati, prostrato con la faccia a terra, se volete ve lo faccio vedere, ma penso che sia inutile fare la commedia, no? Del teatro. Dopo aver ripetuto questo 3 volte, si alzò e disse: pregate così. I cuori di Gesù e di Maria sono attenti alla voce delle vostre suppliche. Quindi appare questo angelo, che cosa insegna? Una preghiera che è stata attenta, un atto di fede, io credo, un atto di adorazione, adoro.
un atto di speranza, spero, e vi amo, e di carità. Quali sono le tre virtù teologali che fanno, che sono il cuore della nostra vita cristiana? La fede, la speranza e la carità. Cosa è dovuto a Dio? E oggi pure io qui in chiesa, ma dopo lo dico a Don Giuseppe, ho visto un sacco di gente in piedi durante la consacrazione. Non si sta in piedi durante la consacrazione, ma manco se c'hai la paralisi alle gambe. Davanti a Dio si sta in ginocchio, si sta. Io sono disabituato, i miei parrocchiani fanno tutti la comunione in ginocchio, tutti, nessuno escluso, ma non gliel'ho imposto, gli è venuto gradualmente spontaneo. Dio si adora, prostrato con la faccia a terra, ma se voi aprite il libro del profeta Isaia, capitolo 6, scusate, i serafini prostrati adoravano e dicevano quello che diciamo prima della consacrazione: Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'Universo. Allora gli angeli stanno prostrati perché? Per insegnare a noi che Dio va adorato. Il gesto esteriore deve corrispondere all'atteggiamento interiore, cioè noi dinanzi a Dio dobbiamo stare un atteggiamento di adorazione perpetua nel cuore, metterlo al primo posto, adorarne i disegni ineffabili. Capite? Quanta gente sempre a dire: ah, se Dio è buono, perché è morto mio nonno? Se Dio è buono, perché mi è venuto il tumore? Se Dio è buono, perché i bambini muoiono di fame, eccetera, eccetera. Questo non è adorare il Padre Eterno, questo è giudicare il Padre Eterno. Capite? Quindi non è soltanto fare un teatro esteriore, ecco. Ma l'esteriore corrisponde all'interiore, quindi prima, un anno prima, quindi, come dire, l'overture delle apparizioni di Fatima è fede, speranza, carità e adorazione a Dio. Ma non è finita qui. Seconda apparizione, stavolta siamo a Estate Inoltrata del 1916. Guardate che praticamente l'angelo gli ha fatto l'antefatto di tutto quello che avrebbe detto la Madonna. Appare nuovamente. Voi pensate, bambini come quella bambina lì, cosa devono fare i bambini a 7 anni? Giocano. Racconto, stavamo sul pozzo della casa dei genitori di Lucia e i bambini giocavano. Così narra suor Lucia. Che fate? Arriva l'angelo. Che fate? Giocate. Pregate. Pregate molto. I cuori santissimi di Gesù e di Maria hanno su di voi disegni di misericordia. Offrite costantemente all'Altissimo preghiere e sacrifici ai bambini. Sacrifici, poi sentirete che hanno fatto questo. E bambini, offrire a Dio preghiere e sacrifici. Voi lo sapete che a Dio bisogna offrire preghiere e i sacrifici. I sacrifici li offrite a Dio, le rinunce, i digiuni, le penitenze. Poi vedete che hanno fatto questo. E gli ha detto anche con tono, che giocate? Capito perché io l'ho dormito? Ma scusa, ma i bambini che devono fare 7 anni? 9 anni e 10 anni? Giocano. Domanda di suor Lucia: come dobbiamo fare a sacrificarci? E rispose: in tutti i modi possibili. In tutti i modi possibili. Offrite a Dio un sacrificio perché in atto di riparazione per i peccati con cui è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori. Attirate così sulla vostra patria la pace. Io sono il suo angelo custode, l'angelo del Portogallo. Soprattutto accettate e sopportate con sottomissione la sofferenza che Dio vi manderà. E gliene mandate grosse quanto una casa, come vedremo. Due di questi sono morti in ospedale, bambini. Una di loro, la piccola Giacinta, è morta completamente da sola in ospedale, senza nessuno che gli stesse vicino, offrendo la sua vita ad età tenerissima, pochissimo dopo che siano successi questi episodi. Allora, perché si offrono a Dio i sacrifici? In atto di riparazione per i peccati con cui è offeso. I peccati che commettiamo esigono riparazione, esigono. Cioè Gesù Cristo è morto in croce per riparare, non perché non c'aveva niente da fare
ma perché il peccato dell'uomo chiede una riparazione. Vi siete mai chiesti perché quando andate a confessare alla fine si viene detto per penitenza fai questo? Ma scusa, ma Dio ti ha perdonato o non ti ha perdonato? Che devi pagare un conto? Perché viene detto per penitenza fai questo? Perché la colpa ti viene remessa, ma il peccato che tu hai fatto deve essere riparato. Primo, la divina giustizia offesa. Secondo, il male che quel peccato ha operato in te, intorno a te, che deve essere riparato. E con una penitenza che sia proporzionata ai peccati che hai commesso, al numero, alla specie, e al danno che i peccati hanno prodotto. Ma la penitenza è anche supplica per la conversione dei peccatori. Ma sapete quanta gente mi chiama da tutta Italia? C'è mio figlio che si droga, c'è mia figlia che sta così. Che devo fare? Mi dicono a me, dicono, e io figlio mio, figlia mia, che ci posso fare? A distanza, posso fare una preghiera. E io che posso fare? Preghi. Che preghiere devo fare? Molto lo dice la Madonna di Fatima, che preghiere devi fare? Il rosario. E se sei capace, offri un po' di digiuni, offri un po' di sacrifici. Fino a quando? Fino a quando non si converte. Punto. Seconda apparizione. La terza, la più sconvolgente, avviene all'inizio dell'autunno del 1916. Appena giungemmo alla grotta del Cabesso, questo è il luogo dove appariva l'angelo del Portogallo, si mettono in ginocchio e cominciano a fare la prima preghiera che gli aveva insegnato l'angelo. Mio Dio, credetelo, spero e viamo. A un certo punto ci alzammo e vedemmo l'angelo con un calice nella mano sinistra e sospeso su di esso un'ostia dalla quale cadevano nel calice alcune gocce di sangue. Lasciando il calice e l'ostia sospesi in aria, si riprostra a terra vicino a noi e fa un'altra preghiera. Sentite questa preghiera, eh? O Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo presente in tutti i tabernacoli del mondo, attenti, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui è offeso. Quindi Gesù Eucaristia, questa è una ripresa delle apparizioni del Sacro Cuore tale e quale. Gesù Eucaristia nelle chiese è offeso, è disprezzato, sacrilegi, ho parlato prima durante un'omelia, le comunioni sacrileghe, oggi ne sono una caterva, senza numero, gli oltraggi, le irriverenze. Quanta gente passa davanti al tabernacolo e non si inginocchi? Quanta gente entra in chiesa e non si fa neanche azione della croce? Io vi dico la verità, terminata la Santa Messa, voi spero che non c'eravate, che non l'avete fatto, quindi non voglio offendere i presenti, ho sentito un po' troppo mercato in chiesa qui. In chiesa si sta in silenzio. Se qualcuno mi parla a me in chiesa, io mi mostro sempre abbastanza infastidito del fatto e evito di rispondere. Sappiate che Giovanni XXIII, il Papa buono, quindi non i papi integralisti, ha lasciato uno scritto, io ho qui la citazione testuale, dove diceva: in chiesa non si parla con nessuno e per nessun motivo. Voi non dovete, se mi incontrate in chiesa, non mi dovete salutare, perché in chiesa non si saluta neanche il Papa. Quindi a Don Giuseppe, se lo incontrate in chiesa, non dovete dirgli buongiorno, né buonasera, ma manco sia lodato Gesù Cristo, glielo dite in sacrestia. Oppure fuori, in chiesa no. Sono irriverenze, noi non abbiamo il senso della presenza eucaristica di Cristo. Fine delle apparizioni del Portogallo, dell'angelo del Portogallo. Allora capite, fede, speranza, carità, adorazione, preghiera, sacrifici di riparazione e per chiedere la conversione dei poveri peccatori e poi presa di coscienza del disastro che subisce Gesù eucaristico, oltraggi, sacrilegi e indifferenze, necessità di riparare anche questo, anzitutto offrendo a Gesù che cosa? Se stesso, il suo stesso corpo, il suo stesso sangue, che gli offre una riparazione più piena e più congrua che mai si possa dare. Questo è l'antefatto di Fatima. Andiamo alle apparizioni. 13 maggio 1917.
Io questa ve la leggo per esteso. Allora, stavolta si trova nella cova di Ria, un posto leggermente distante, non troppo dal Cavezzo, perché è stata Fatima. Stavano giocando ancora una volta e notano come due luci, come lampi, sopra questo albero delle apparizioni, e vedono una signora tutta vestita di bianco, più splendente del sole, che diffondeva una luce più chiara ed intensa di un bicchiere di cristallo pieno d'acqua, pura, attraversato dai raggi del sole più ardente. Il suo volto non era né triste né allegro, ma serio. Le mani giunte come per pregare, appoggiate sul petto e volte verso l'alto. Dalla mano destra pendeva un rosario. Il colloquio si svolse così. Adesso io, la Madonna e Lucia si alternano, quindi non sto sempre a dire la Madonna e Lucia, tanto capirete chi è che sta parlando. La Madonna dice: non abbiate paura, non vi faccio del male. Lucia disse: di dove è vostra signoria? La Madonna: sono del cielo. E cosa vuole da me vostra signoria? Sono venuta a chiedervi di venire qui per 6 mesi consecutivi il giorno 13 a quest'ora. Poi vi dirò chi sono e cosa voglio. Lucia: attenti, e anch'io vado in cielo? La Madonna: sì, ci vai. E Giacinta? Anche lei. E Francesco? Anche lui, ma deve recitare molti rosari. Un bambino di 7 anni. Lucia: Maria das Neves è già in cielo? Sì, c'è già. E Amelia? Resterà in purgatorio fino alla fine del mondo. Amelia resterà in purgatorio fino alla fine del mondo. Ha detto, qui ci sta ancora adesso Amelia in purgatorio. La Madonna prosegue: volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che vorrà inviarvi? Sentite le parole dell'angelo del Portogallo. Come atto di riparazione per i peccati con cui è offeso e di supplica per la conversione dei poveri peccatori? Sì, lo vogliamo. Andate dunque. Avrete molto da soffrire, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto. Recitate il Santo Rosario tutti i giorni per ottenere la pace del mondo e la fine della guerra. Allora, ritornano i temi della preghiera e della penitenza riparatrice. Quindi vuol dire che Dio era molto offeso già allora, 17, dei peccati del mondo, e che bisognava già allora pregare molto per la conversione dei peccatori. Quindi vuol dire che la prima guerra mondiale non era affatto presente a caso. Affatto. Ma la prima guerra mondiale è in connessione, in conseguenza diretta, dei peccati dell'umanità, che cominciavano già allora ad essere parecchi. La cosa sconvolgente è che un bambino di 7 anni, per andare in paradiso, deve recitare molti rosari. Sapete che significa? Io quando ho letto queste cose, un bambino di 7 anni che muore non va diretto in paradiso? No. Se la Madonna dice sì, ma deve recitare molti rosari, vuol dire che per quanto possa fare un bambino di 7 anni, aveva già fatto tali peccati veniali che per essere scontati avevano bisogno della recita di molti rosari. Domanda: secondo voi un bambino di 7 anni può fare peccati mortali? Eppure deve recitare molti rosari per andare in paradiso, ha detto la Madonna. Quindi se tu ti vai a confessare i peccati mortali e il prete ti dice recita 3 Ave Maria, ma quanto purgatorio ti dovrai fare secondo te? Capite perché non ho dormito la notte io? Questo lo dice la Madonna, non lo dice... E sapete cosa ha fatto Amelia? Questo è meglio che non ve lo dico, perché non dormite più. Per stare in purgatorio fino alla fine del mondo, ogni volta che racconto questo fatto c'è qualcuno che si sente male. Perché io da allora, dice, chi è Amelia? Che cosa avrà fatto questa qui per meritarsi di stare in purgatorio fino alla fine del mondo? Qualcuno lo sa cosa ha fatto questa Amelia? Allora, io ho letto un articolo sul settimanale di Padre Pio, di un frate francescano dell'Immacolata che aveva fatto degli studi. Questo raccontava, questa Amelia era una brava ragazza. Ma sapete che cosa gli era successo? Un'esperienza simile a quella della mia padrona, Santa Maria Goretti.
ha subito una violenza sessuale. Solo che lei, a differenza della mia cara Santa Maria Goretti, che piuttosto che farsi sfiorare si è fatta ammazzare, perché Santa Maria Goretti si è fatta ammazzare con 14 punte colate per non farsi violentare, lei ha avuto paura e quindi, pur chiaramente senza desiderare, senza compiacersi di questa cosa, ha detto: lasciamo perdere perché questo mi ammazza, lasciamolo fare. Questo è quello che si sa di questa persona. Allora, io che ho studiato bene la morale, sapete che cos'è questo caso, no? Per fare un peccato mortale ci vuole la materia grave, la piena avvertenza e il deliberato consenso. Questa media, fornicare, quindi avere un rapporto fuori del matrimonio, è peccato mortale. Lei lo sapeva benissimo a quei tempi, perché non era come oggi che fanno finta di non saperlo, ma non c'era il deliberato consenso, perché ha subito una violenza. Ma voi capite indirettamente questo fatto cosa fa capire circa la gravità dei rapporti prematrimoniali? Cioè, subisci un rapporto senza pieno consenso, non hai tempo di fare penitenza adeguata, perché è morta di incidente o di non so che cosa poco dopo questo episodio, quindi non ha avuto tempo di fare penitenza adeguata, e per riparare i danni di un fatto di questo genere devi stare in purgatorio fino al giudizio universale. Vi rendete conto? Non siamo tutti all'inferno, però capite la distanza che c'è, per questo che io non sono stato male, ma tra tutto il buonismo dilagante e il misericordismo, cioè che pare che Dio, vabbè, qualunque cosa fai non c'è nessun problema, tanto Dio è buono, ti perdona, devi confessare, finisce tutto con Ave Maria e Dio ti benedica, cioè tra questo e questo, dico, santo cielo, ci sarà, speriamo, una via di mezzo, ma capite che stiamo proprio al polo nord e al polo sud. Questa è la Madonna che sta parlando, capite? Cioè, questa è un'apparizione riconosciuta. Non è che dici, sa, Međugorje, ma chi l'ha detto che a Međugorje parla la Madonna? Ci stanno un sacco di problemi, la Chiesa non si è pronunciata, uno c'ha la scappatoia. Questo non è il terzo segreto, questa è la prima apparizione riportata testualmente ad hoc, parola per parola. Mo speriamo che sta media abbia fatto pure qualche altra cosa, speriamo, che non la sappiamo. Io me lo auguro, no? Ecco, perché insomma sarebbe molto preoccupante se fosse così, come dire, seduta stante, anche perché questo è raccontato insomma da uno che ha fatto degli studi, ma forse non sappiamo tutto di questa, però, capito, una ragazza di 20 anni che sta in purgatorio fino al giudizio universale è un problema. Cioè, gli mettono le barbe bianche tra poco, cioè, quando muore un ragazzo di 16-17 anni, io l'ho visto con gli occhi miei, a 17 anni la barba bianca gli metti, ma tu sei matto qua, ma che sei matto? La barba bianca si può mettere a un bambino di 5 anni, stando a quello che dice la Madonna di Fatima, a 7 anni devi mettere la barba crema, bianca proprio non si può mettere se Francesco deve dire un sacco di rosari per andarsene in paradiso o no. Scusate se mi sto... La seconda apparizione è un pochino minore, 13 giugno, è molto breve, passo direttamente al cuore, no, è meglio che la leggo. Allora, la Madonna ripete che vuole che vadano ogni mese, eccetera, eccetera. Lucia chiede la guarigione di una persona malata. Fate attenzione, se si converte guarirà entro l'anno. Cosa sono le malattie? Uno strumento per la conversione dei cuori impenitenti. Se ti converti forse ti fa guarire, se non ti converti la malattia te la tieni. Questa è piena dottrina cattolica distillata al 100%. Da dove viene ogni forma di male? Siete stati a messa la notte di Pasqua. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato e di ogni male, perché ogni male che noi soffriamo, compresa la morte, compresa la sofferenza, compresa la malattia e tutto quello che ci circonda, c'ha soltanto una fonte, il peccato.
provocato dalla tentazione di Satana. Allora, se ti converti, guarisci entro l'anno. Se non ti converti, non guarisci entro l'anno. Perché la malattia è l'unico modo, e questo ve lo assicuro per esperienze innumerevoli, con cui il Signore c'ha modo di portare una persona ad abbassare un po' la cresta e a chiedergli aiuto. Poi prosegue Lucia: vorrei chiederle di portarci in cielo. Sì, Giacinta e Francesco li porto tra poco. E così fu. Ma tu resti qui ancora qualche tempo. Guardate come calcolano, figuriamoci. 97 anni ha campato Sor Lucia, allora ce n'aveva 10. Qualche tempo della Madonna vuol dire 87 anni. Quindi, Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare. Vuole stabilire nel mondo, ecco la grande rivelazione del secondo, della seconda apparizione, la devozione al mio cuore immacolato. Sentite, a chi la abbraccia prometto la salvezza. Devozione al cuore immacolato di Maria. Oh, prometto la salvezza. E queste anime saranno amate da Dio come fiori, posti da me per adornare il suo trono. Quanta gente ha preso sul serio queste parole ed è devota al cuore immacolato di Maria. Poi in apparizioni successive, ne ho parlato l'anno scorso, per cui ve l'accenno rapidamente, la Madonna specificò come fare i primi 5 sabati del mese e chiese a tutti, non solo alla Russia, come vedremo tra poco, la consacrazione al cuore immacolato di Maria. Lucia risponde: rimango qui da sola? Dice: no, figlia, soffri molto, non scoraggiarti, non ti lascerò mai. Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio, bellissimo questa parola, e la via che ti condurrà a Dio. Veniamo alla terza apparizione, 13 luglio. Apparizione importantissima, perché in questa apparizione la Madonna prima parla un po' e poi rivela i famosi 3 segreti. Voglio che veniate qui il giorno 13 del mese prossimo, che continuate a recitare tutti i giorni il Rosario in onore della Madonna del Rosario per ottenere la pace per il mondo e la fine della guerra. Cosa sta dicendo la Madonna? Che la fine delle guerre si ottiene recitando il Rosario. A Suor Lucia, io chiaramente vado un pochino ogni tanto a flash, disse: non esiste problema nazionale, internazionale, personale, sociale, compresi guerre, catastrofi, cataclismi e quanto altro, che non possa essere risolto recitando con fede e con amore il Rosario. Io vorrei sapere chi di voi ci crede veramente a questa cosa. Quando comincia a dire qualche cosa, anziché cominciare a agitarsi, a inquietarsi, a volte a bestemmiare, a prendere il Padre Eterno, oppure a cominciare a chiedere aiuto a Tizio, a Caio, a psicologi, psichiatri, psicanalisti, medici, chi vi pare, Pier Rosario comincia a dirlo, a fino a fargli una testa così, al Padre Eterno, a forza di sgranare le corone, le paga, Ave Maria, cioè, chi lo fa? Chi lo fa? Chi ci crede a questa cosa? Vorrei chiederle di dirci chi è, riprende Suor Lucia, di fare un miracolo per cui tutti credano che Vostra Signoria ci abbia. E lei dice: voi continuate a venire qui tutti i mesi, in ottobre vi dirò chi sono e farò il miracolo che tutti vedranno per poter credere. Sacrificatevi per i peccatori, come? E dite molte volte, specie quando fate qualche sacrificio: o Gesù è per amore tuo, per la conversione dei peccatori, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria. Anche quelli vanno riparati. Poi ci sono i 3 segreti. Il primo, qual è il primo segreto di Fatima? Se qualcuno ve lo chiedesse, qual è il primo segreto di Fatima? Sapete qual è? L'esistenza dell'inferno. Pensate quale grande segreto. Cosa che tutti i cattolici dovrebbero sapere, perché non ci crede quasi nessuno. Dicendo queste ultime parole, sentite bene cosa dice. Aprì di nuovo le mani come nei 2 mesi passati e un riflesso di luce che esse mettevano parve penetrare la terra e vedemmo come un grande mare di fuoco e immersi in questo fuoco i demoni e le anime come se fossero braci trasparenti e nero abbronzate di forma umana che ondeggiavano nell'incendio sollevate dalle fiamme che uscivano da loro stesse insieme a nuvole di fumo cadendo da tutte le parti
senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e di disperazione che terrorizzavano e facevano tremare di paura. I demoni si distinguevano per la forma orribile e riluttante di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti come neri carboni di brace. La visione durò solo per un momento. Io gridai forte un ai, e se non fosse stato per la promessa della Madonna di portarci in cielo, saremmo morti nell'emozione e la paura. La Madonna dice: avete visto l'inferno, dove vanno le anime dei peccatori? No, che non ci sta nessuno, o che siamo sicuri che ci sta soltanto il demonio. Ci vanno le anime dei peccatori. All'inferno c'è la fila, continua, l'hanno vista anche altri santi, che non finisce mai, non vanno tutti in paradiso, purtroppo, come a me piacerebbe, ma non è così. Per salvarle Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato di Maria. Allora, chi ha studiato come me teologia lo capisce subito, perché la Madonna ha fatto vedere, cioè, allora, quando i miei catechisti ogni tanto ai bambini della prima comunione vagamente parlano dell'inferno e dei demoni, le mamme dal cuore tenero di oggi: wow, hai terrorizzato mio figlio, lui non dorme la notte, gli hai detto che esiste l'inferno, figurati di raccontare l'inferno. Ma voi che, cioè, io insisto, la Madonna ha fatto vedere l'inferno a quella bambina lì, in questo modo, ha detto che sarebbero morti di paura se la Madonna non li avesse assicurati di portarla in cielo. Ma immaginate vedere l'inferno e vedere i demoni? Un bambino, tre bambini. Noi dobbiamo lasciarci provocare da questo agire della Madonna. È buona la Madonna o è cattiva? È cattiva? È spietata? È crudele verso questi poveri bambini? E perché ha fatto così? Perché? Ho detto che io purtroppo o uno non se ne legge per niente queste cose, oppure se uno le viene a sapere, io mi sono fatto delle domande. Allora io che sono un povero prete, devo dire ai fedeli che esiste l'inferno o no? E devo pure fargli venire un pochetto di paura, Che la devo far venire? Perché sapete che diceva il santo curato d'Arzi? Dato che oggi si parla sempre che Dio è buono e perdona tutti. Per spingere gli uomini a lasciare il peccato di lussuria, il sistema più efficace è parlargli di quello che gli aspetta nell'inferno se non la piantano di fare tutte quante quelle sporcacciate. Questo lo diceva il santo curato d'Arzi, patrono dei parroci, prete come me, quindi prete predicatore, come faceva delle bellissime catechesi. Invece oggi pare che qua dell'inferno non se ne parla più, meno se ne parla meglio, anzi, forse non esiste, o forse è un po'. Forse esiste perché la Bibbia ne parla, però speriamo che sia buono, perché Dio è buono e non ci manda nessuno. Ti pare che Dio possa sopportare che una persona vada all'inferno a essere tormentata per tutta l'eternità? Lì sicuramente ci staranno i demoni, ci starà Lucifero e qualcun altro, ma speriamo che poi non ci stia manco nessuno. Qualcuno ha detto che non ci è andato manco giù dall'inferno. Ah no, chi te l'ha detto che è andato giù dall'inferno? Per fortuna che Gesù ha detto nel Vangelo: guai a quell'uomo per mano del quale il figlio dell'uomo è tradito, sarebbe meglio per quell'uomo che non fosse mai nato. Questo l'ha detto Gesù. Per non essere mai nato, sicuramente la sorte di quell'uomo sicuramente non sta in paradiso a fianco a padre mio Giuda, no? Non credo, insomma. Altrimenti, cioè, sarebbe una sorte bellissima. Secondo segreto di Fatima, attenzione, primo problema: la seconda guerra mondiale, il comunismo e la consacrazione della Russia al cuore immacolato. Questo è il secondo segreto di Fatima. La guerra sta per finire, allora state attenti, se farete quello che dirò, così dirò la madre, dice la Madonna, e non è stato fatto. Molte anime si salveranno e avranno pace. Questa è la premessa. La guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio, vedete la reazione tra peccato e guerra, nel regno di Pio XI ne comincerà un'altra peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segnale che Dio vi dà del fatto che si appresta a punire il mondo. A punire il mondo. Dio punisce il mondo. Oibò, la Madonna è eretica. La Madonna, secondo la dottrina di oggi, è eretica. Dio punisce il mondo. Ma Dio vuole solo bene al mondo. Dio non castiga mai nessuno per nessun motivo.
Sapete quante volte ho sentito dire in giro questa cosa qui? Dio si appresta a punire il mondo dei suoi delitti per mezzo della guerra, della fame, delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Perché quelli dell'ISI stanno scannando i nostri fratelli cristiani in giro per il mondo? Mai secondo voi? A causa dei peccati nostri. Al demonio è permesso di fare questo, perché c'è lui dietro i persecutori dei cristiani. Per impedire tutto questo, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione di Paratrice nei primi 5 sabati. Pensate quanto è importante fare i primi 5 sabati del mese, secondo quello che dice la Madonna. Se si ascolteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e si avrà pace. Tenete presente che perché la Russia? La Russia era la sede del comunismo. Il comunismo è stata l'ideologia luciferina che ha preteso di togliere Dio dal mondo e dal cuore delle coscienze. Sapete che in Russia c'erano le scuole di decristianizzazione obbligatorie per i bambini? Diversamente, quindi, se non fate quello che vi dico io, la Russia diffonderà i suoi errori nel mondo. Ormai diverse nazioni, allora, i buoni saranno martirizzati, ci saranno guerre e persecuzioni contro la Chiesa, il Santo Padre dovrà soffrire molto, diverse nazioni saranno annientate. Questo ancora non si vede, non mi sembra che ci siano state nazioni annientate ancora. Quindi altro che terzo segreto, stiamo ancora dentro il secondo. Ma alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Qualcuno ha visto il trionfo del cuore immacolato di Maria nella Chiesa nel mondo? Io no. Se qualcuno l'ha visto, per favore mi faccia, apra a me e presenti gli occhi. Il Santo Padre mi consacrerà alla Russia, che si convertirà e sarà concesso al mondo qualche tempo di pace. E qui c'è tutta quanta la parentesi sulla famosa consacrazione non della Russia, e non consacrazione, ma affidamento del mondo al cuore immacolato di Maria, fatto da Giovanni Paolo II nel 1984, e veramente lo fece anche Pio XII nel 1940-41. Ma esattamente quello che ha chiesto di fare la Madonna, come poi specificò, quindi consacrare la Russia, a consacrare e non affidare al cuore immacolato di Maria, dal Santo Padre, come si specificò dopo le apparizioni, alla presenza di tutti i vescovi, questo, così come l'ha detto la Madonna, non è stato fatto. Poi ci sono state delle questioni, chi vuole approfondire, questo è un libro da leggere, Il quarto segreto di Fatima di Antonio Socci, che è stupendo per comprendere anche in maniera, come dire, scientifica tutti quanti i buchi lasciati dal post Fatima. Andava bene, non andava bene, cosa ha detto Suor Lucia? Una volta ha detto che andava bene, che il cielo aveva accettato, prima aveva detto che non andava bene, quindi non si capisce se ha detto la verità prima o dopo. Guardate, un mare magnum che lo finisce mai. Ecco. Poi in Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede, questo non dirò a nessuno, voi dirò soltanto a Francesco. Poi c'è il famoso terzo segreto di Fatima, quello rivelato nel 2000. Anche qui un'altra questione che non finisce mai. Perché il secondo segreto finisce così: in Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede, eccetera. Quindi è evidente la volontà di troncare il discorso. Ora, se voi ricordate il terzo segreto di Fatima, se ve lo ricordate, vi ricordate l'angelo con la spada di fuoco rivolta verso il mondo, che dice ancora penitenza, 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 lanciando delle fiamme. La Madonna che devia col braccio alzato queste fiamme, espressione, diciamo così, della cosiddetta ira di Dio, e non arrivano sul mondo. Però nel frattempo vedemmo in Dio un vescovo vestito di bianco, un vescovo vestito di bianco. Abbiamo avuto il presentimento che fosse il Papa. Questo lo dice Suor Lucia, non è detto che sia il Papa. Loro hanno visto un vescovo vestito di bianco. Poi
E vari altri vescovi sacerdoti salirono una montagna ripida, in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi, come se fosse di sughero con la corteccia. Il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città in rovina, e mezzo tremulo e con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino. Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono colpi di arma da fuoco e frecce. Allo stesso modo morirono, gli uni dopo gli altri, vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose, varie persone secolari, uomini e donne di ogni classe e posizione. Sotto i due bracci della croce c'erano due angeli, ognuno con in mano un innaffiatoio di cristallo, nella mano dei quali raccoglievano il sangue dei martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio. Questo è il cosiddetto terzo secolo di Fatima. Ora, capite tutte le altre due? Giovanni Paolo II, sapete l'interpretazione che fu data, no? Scritta dall'allora cardinale Ratzinger, che però disse: questa non è l'interpretazione ufficiale della Chiesa, ma una lettura che non vincola le coscienze. Diciamo che quello che fu elaborato era il terzo segreto di Fatima, era l'attentato a Giovanni Paolo II, poi la Madonna ci ha messo le mani e per cui Giovanni Paolo II non è morto, ma si è salvato, e quindi il terzo segreto di Fatima lo archiviamo in questo modo. Dietro questa interpretazione si è scatenato il putiferio, d'accordo? Anche perché questa parte del terzo segreto di Fatima, messo che sia una parte, non fila con il termine del secondo. In Portogallo si conserva sempre il dogma della fede, eccetera. Quindi molti critici hanno sempre sostenuto che insieme a questa parte, questa è una visione immaginaria, ci deve essere qualche cosa di discorsivo che la Madonna ha detto e che sosterrebbero queste persone, forse a tutt'oggi ancora non è stato rivelato. Qui Socci avanza alcune ipotesi, sono tutte quante ipotesi queste qui, per cui non se ne può venire a capo, d'accordo? Ecco. In ogni caso questo fa capire la complessità del problema Fatima e come ancora, capite, siamo dentro un processo in atto. Allora, poi, nella quarta apparizione, che fu spostata di giorno per alcuni problemi, i pastorelli erano stati addirittura pensati imprigionati dal sindaco per non andare all'apparizione, la Madonna chiese di costruire una cappella e di nuovo gli fu chiesto la guarigione di alcuni malati. E sentite la Madonna cosa risponde: sì, alcuni li guarirò entro l'anno. E assumendo un aspetto più triste, raccomandò loro di nuovo la pratica della mortificazione, dicendo alla fine di tutto: pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori. Sentite cosa dice: perché molte anime vanno all'inferno, perché non c'è chi prega e si sacrifica per loro. La Madonna dice che all'inferno ci vanno molte anime, non che un vuoto che non c'è quasi nessuno, e raccomanda preghiere e sacrifici. Allora, nella quinta apparizione, settembre, questa è quella che mi ha steso, sentite cosa dice la Madonna: continuate a recitare il rosario per ottenere la fine della guerra. Dio è contento dei vostri sacrifici, ascoltate, ma non vuole che dormiate con la corda, portatela solo di giorno. Dormire con la corda, ma di che? Abbiamo chiesto una cosa? I pastorelli, tra le altre cose, dopo vi dico un pochino di cose che facevano, avevano cominciato ad usare un pezzo di corda grossa come cilicio e se la tenevano talmente stretta 24 ore su 24 che la notte non riuscivano a dormire. Bambina sempre come quella lì, con un pezzo di corda così stretta. La Madonna mica gli ha detto: oh, ma brutti matti, levate sta cosa che Gesù Cristo è morto per voi, ha già sofferto, levate sta cosa che sei bambino e fatela giocare. No, gli ha detto: mettitela di giorno. Non gliel'ha detto: non mettitela per niente. Immaginate la Madonna oggi che la denuncierebbero al telefono azzurro, a qualcosa del genere, oppure negli ambienti ecclesiali direbbero: oddio, questa è retrograda, vuole che ci flagelliamo, che facciamo ancora le penitenze corporali, oddio mio, da scandalo, tragedia. Se sentite, la Madonna ha detto a un bambino di 7 anni di portare la corda con i nodi grossi così di giorno. Che vogliamo fare? Per questo che lo dico, ma se l'ha detto a un bambino di 7 anni,
non è che la devo portare pure io subito, cioè, è ovvio che bisogna fare queste cose. A me la domanda sono spontanea nel cuore. Bisogna fare ancora queste cose, ma non erano cose da medioevo, da tempo oscurantista, quando c'era una concezione negativa del corpo. Invece oggi il corpo dobbiamo depilarlo, dobbiamo lisciarlo, dobbiamo fare la palestra, dobbiamo tutte le cose, perché non conta altro che avere il corpo tonico, eccetera, e due a chi lo tocca. Capite come queste cose ti mettono in crisi? Nell'ultima apparizione poi la Madonna disse chi era e disse: io sono la regina del rosario, continuano a fare il rosario tutti i giorni, la guerra sta per finire, eccetera eccetera. Ancora gli chiedono di guarire i malati e la Madonna ancora continua a rispondere: alcuni sì, altri no, bisogna che si emendino, che chiedano perdono dei loro peccati, che si vadano a confessare, in altre parole, che confessare pentiti. E assumendo un aspetto più triste disse: non offendano più nostro Signore che è già molto offeso. Detto questo, spero che lo sappiate, avvenne il famosissimo miracolo del sole, visto da 70.000 persone. Il sole cominciò a muoversi vorticosamente, in un fenomeno, diciamo così, fisicamente assolutamente impressionante, ripeto, visto da 50-70.000 persone, compresi scettici che erano stati mandati lì apposta perché tutti sapevano che la Madonna avrebbe fatto questo segno. Uscì poi in prima pagina di tutti i giornali del Portogallo, e non solo del Portogallo, all'indomani. Ecco, io ho quasi finito perché siamo quasi a un'ora di tempo. Questo è il messaggio di Fatima. Allora, capite che il problema grosso di Fatima è, se uno volesse dire, che cosa sta dicendo la Madonna a Fatima? Sta dicendo quello che la Chiesa ha sempre detto, sempre, che c'è un solo problema, che è il peccato. Dal peccato bisogna convertirsi, dal peccato bisogna pentirsi, dal peccato bisogna confessare, bisogna lasciare. Da questo vengono tutti i mali di questo mondo. E che il più grande male che si sta abbattendo nel mondo era il comunismo, che, diciamo così, di questo peccato per antonomasia del voler estromettere Dio, distruggere anche l'idea di Dio, sarebbe stato l'emblema. La Madonna diceva anche che i tempi suoi erano arrivati e che attraverso il rosario e la consacrazione al suo cuore immacolato Dio dava una chance per risparmiare tante cose. Purtroppo, come abbiamo visto, queste tante cose non sono state risparmiate. Voi dovete sapere che quelli che pensano che non è stato detto tutto del terzo segreto di Fatima, io ogni tanto, con il mio fare un po' scherzoso a volte, dico: senti un attimo, ma che vuoi sapere? Basta che ti guardi in giro, eccolo il terzo segreto di Fatima. Insomma, cioè, oggi c'è una situazione difficile nel mondo, che il mondo è completamente corrotto, però purtroppo la situazione difficile si respira anche in alcuni ambienti di Chiesa. Io vi assicuro, insomma, tutte tante le cose, specialmente, come dire, una certa confusione, quello che dicevo prima, smarrimento del senso del peccato, disorientamento dottrinale, disorientamento morale, una sorta di religione, la nostra, cattolica, svuotata completamente, tutto quanto ridotto, come dire, a una specie di cristianesimo sociale, del vogliamoci bene, Dio è buono e cerca di voler bene al prossimo. Cioè, la religione, io ho detto già in altre circostanze, il cristianesimo sembra diventato il, come dire, il programma della rivoluzione francese: liberté, égalité e fraternité. Ma i valori cristiani non sono liberté, égalité e fraternité, sono fede, speranza e carità, adorazione di Dio, preghiera, sacrificio e vita santa, non libertà, carità e fraternità, cioè che sono i valori laici, ammesso siano valori, di un mondo costruito volontariamente senza Dio. La rivoluzione francese è stato il primo grande tentativo storico di estromettere Dio dal cuore dell'uomo, fallito poi in parte con l'instaurazione del congresso di Vienna, ma poi ripreso in forma più organizzata e meticolosa dall'ideologia comunista. Il comunismo è caduto in Russia, ma è ancora in piedi in Cina,
è caduto il comunismo come regime, però il resto del mondo senza Dio c'è diventato. Ecco, quindi ecco perché questo trionfo del cuore immacolato di Maria non c'è ancora stato e siamo ancora perfettamente dentro le profezie di Fanny. Ecco, io penso che sarebbe il caso di fermarsi e eventualmente lasciare spazio a qualche domanda dei presenti, se vogliamo un po' interloquire ancora su queste dense, forti, splendide apparizioni.